The Show. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Che ansia. Sì, la situazione è completamente cambiata. Sarà strano, succederà qualcosa di nuovo. Con me tutte all'apertura state venendo. Perché dopo si fa la fila ancora più lunga. Hanno appena detto non create affollamento e tutti quanti all'apertura vengono a cercare di fare la spesa. Quindi? Adesso c'è un po' di mesi tutti quanti italiani devono ritornare a casa. Quindi spero che niente di questo non sia valido. Ehi hey Google, spegni la sveglia. Al momento non c'è nessuna sveglia attiva. Ma se stava sudando Google. Che c***o dici? Ehi Google, accendi tutte le luci. Va bene, accendo le 7 luci. Buongiorno ragazzi, sono le 6.35, Jaser al volo alle 7. Mi sono alzato per sentirlo e capire se riusciamo a riportarlo qui. Ehi hey Google, fammi il caffè. Mi spiace, non so fare il caffè. Ma posso augurarti buongiornissimo. Vorrei sapere, raga, quanti di voi ci hanno creduto. Volevo un attimo vantarmi del mio sistema Google, ma il caffè non lo fa ancora. Ehi Google, che giorno è oggi? È giovedì 12 marzo 2020. Oggi è giovedì 12 marzo 2020. Siamo all'ottavo giorno di blocco in Lombardia e al terzo in tutta Italia. Questo video invece uscirà il 30 marzo. E invece è uscito il 27 marzo, oggi, cioè. Perché Arianna è stata velocissima a montarlo. Vero, Ari? È vero. Siamo riusciti a postare questo video in anticipo. Cori angelici, non so come stiamo riuscendo, ma stiamo riuscendo a mantenere tutti gli obiettivi che ci stiamo ponendo mano a mano e a tenervi compagnia durante questo periodo un po' così. Certo, stiamo veramente dando di matto, stiamo facendo dei tempi pazzeschi, stiamo correndo come i pazzi tutti quanti quelli del team The Show, e si vede, madonna mia, faccia, non posso guardare lo schermo. Però appunto, in realtà una cosa che mi aiuta tantissimo è il fatto che io e Giovanni viviamo insieme. Certo, io ho sta faccia, però anche Giovanni non è che se la sta cavando tanto bene, non lo so. Boh, andiamo a trovarlo. Gio, che punto sei col video? Ok. Mi chiedo se saremo abituati a quel punto, a questo punto, anzi, visto che voi lo state vedendo oggi, alla quarantena, a stare bloccati in casa, e mi chiedo soprattutto se a quel punto Jaser sarà tornato in Italia. Ora lo chiamiamo e capiamo se si sta imbarcando. Il 10 marzo 2020 è entrato in vigore il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante nuove misure per il contenimento dell'epidemia. I provvedimenti sono riassunti nella frase «Io resto a casa». Vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, sospesi eventi e manifestazioni, inclusa la Serie A, e divieto di lasciare casa se non per validi motivi di lavoro, salute e approvvigionamento alimentare. The Show, oltre che un canale YouTube, è una società da cui dipende il lavoro di 8 persone. Ci siamo chiusi in casa, ma come molte altre realtà, stiamo continuando il nostro lavoro a distanza e vogliamo continuare a garantirvi i nostri contenuti. Per questo abbiamo deciso di raccontarvi quello che sta succedendo in Italia e come stiamo affrontando questa situazione. Questo è Vidi Vlog. Questa giornata inizierà con una buona notizia? Eccolo, c'è suspense. Ciao! Ciao! Com'è andata la notte? Bene, abbiamo dormito 22 ore. Quindi? Ho dormito in barco, adesso c'è un po' di mesi, tutti quanti italiani devono ritornare a casa. Siete in prima fila proprio? Sì, eravamo in panico. Quindi tornate? Sì. Vabbè, finché non siete imbarcati io non ci credo, no, nel senso. Esatto, finché non siamo su non siamo tranquilli, quindi un po'... Qui nel frattempo ieri hanno annunciato che hanno chiuso tutti i negozi non essenziali, bar, ristoranti. Il mio grazie va anche a tutti voi che state rispettando le misure che il governo ha adottato per contrastare la diffusione del virus, perché so che state cambiando le abitudini di vita, state compiendo dei sacrifici, ma sappiate che queste vostre rinunce stanno offrendo un grande contributo prezioso al paese. Ora questo è il momento di compiere un passo in più. Che ansia. Ma ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali ad eccezione dei negozi di generi alimentari di prima necessità. Conte sta annunciando delle misure molto dure, ce le aspettavamo tutti ragazzi. Non è necessario fare nessuna corsa quindi per acquistare cibo nei supermercati. Diglielo, va. Chiudiamo però negozi, bar, pub, ristoranti. Quindi
Teoricamente questa è la nostra ultima pizza prima del 3 aprile. Magari da sport funzionerà ancora. Speriamo. Lasciando la possibilità di fare consegne a domicilio. Chiudono anche parrucchieri. Muore contenta? Sì. Possiamo ordinare la pizza al kebabaro. Meno male. E finire questa quarantena con 40 kg in più. Non dobbiamo fare una corsa cieca verso il baratro. Dobbiamo essere lucidi, misurati, rigorosi, responsabili. Per tutta la durata di questa emergenza siamo parte di una medesima comunità. Questa è la forza del nostro paese. Rimaniamo distanti oggi per abbracciarci con più calore, per correre più veloci domani. Tutti insieme ce la faremo. Sono le 8:15, sto portando il cane a far pipì e siccome il parco è molto vicino al supermercato di quartiere, volevo verificare se le persone hanno recepito il messaggio di Conte di non affollare i supermercati, perché non siamo di fronte a un'emergenza alimentare ma a un'emergenza sanitaria, visto che l'ultima volta Alessandro è stato davanti alla Coop ed era stata presa d'assalto dopo l'annuncio della quarantena di Codogno. Raga, prima di andare in ufficio abbiamo pensato bene di passare al supermercato per dare un'occhiata. Davvero è una situazione surreale, ragazzi. Sono al parco, vedete? Di fronte c'è soltanto una signora, ma se notate a poca distanza, forse per la paura, c'è un altro signore con la borsa della spesa. Se vi faccio vedere, passo lì, vedete? Ma vedo che si stanno già attrezzando, è appena arrivato un altro. Aspetto due minutini, che mancano ancora 10 minuti all'apertura, ma sicuramente qualcuno davanti si fermerà. Comunque, le uniche persone che si vedono in giro, e questo è un bene, è gente che sta portando il cane a spasso, vedete? E tutti i cani vogliono ammazzare il mio cane, vabbè. Continua la voglia degli altri cani di uccidere il mio. No, che mi fa compagnia, me. Se me lo ammazzate siamo a posto. Ok, si sta avvicinando al momento d'apertura e come vedete la situazione è completamente cambiata. C'è molto più gente. Mi nascondo la telecamera e provo ad andare lì vicino. Ciao. Sì. Siamo seduti. Grande. Avete noleggiato tutto l'aereo praticamente? Sì, no. Tutti italiani che rientrano? Sì, italiani da tutti i parti diverse. C'è gente di Catania, gente di Catania, di Napoli. Ha smesso tutti quanti qua verso Malpensa. Direi che a questo punto possiamo dire ufficialmente: ci vediamo a Milano in video chat. Sì, beh, a casa mia l'upload è un po' basso. Vabbè, col telefono. Ciao. Buon viaggio. Noi no, io sto qua, che viaggio, magari io sono a casa. Buona casa. Ciao. Non ci speravo più nemmeno tanto, ragazzi. Qua comunque sono le 7:15 e noi abbiamo la prima video riunione alle 9:30, quindi mi sembra un'ottima idea tornare a letto. Ehi Google, spegni tutte le luci. Ok, spengo le 7 luci. Stanno arrivando altri, come vedete. Ma poi chiude subito o tutto il giorno aperto? Con me tutti all'apertura state venendo? Perché dopo si fa la fila ancora più lunga. Ma così si crea ugualmente fila, no? Tra le 5 alla volta io ho sentito. 5 alla volta? Ma perché ieri Conte ha detto di non venire ad accalcare i supermercati perché intanto non è un'emergenza alimentare. Ma se entrano 5 alla volta, secondo me la fila c'è. Poi magari la gente va al lavoro. Hanno appena detto non create venti di affollamento e tutti quanti all'apertura vengono a cercare di fare la spesa. Sì. Io mi stavo pensando magari di dire se ci spalmiamo durante tutto il giorno, diciamo, stanno facendo i controlli, come giusto che sia, per vedere se la gente lavora o in giro a cazzeggiare, ma non mi sembra il caso. Ho notato che stavano firmando l'autocertificazione, faranno dei controlli a campione, penso. Comunque non c'è stata la ressa vista nei telegiornali dei giorni scorsi, soprattutto mi riferisco a sabato notte quando hanno dichiarato tutta Italia zona rossa, quindi la gente avrà già le cose a casa e i pochi che stanno facendo la spesa è un po' per premura. Comunque ragazzi, è incredibile perché questa zona qua dove c'è la sede di Sky è solitamente un via vai di persone incredibili perché c'è la metropolitana lì, deserto totale. Comunque io da solo col cane in una città vuota mi fa sentire Will Smith in Io sono leggenda, però il problema è che cercano di ammazzarmi il cane in ogni secondo, quindi vedete? No
Poi sarei da solo io come un cane. Nel prossimo episodio di VD Vlog. Adesso avremo la fortuna di parlare con il dottore che gestisce l'educazione sanitaria. Ho avuto dei messaggi da vecchi pazienti meravigliosi. Ho avuto dei messaggi veramente commoventi. Il problema qui sotto era più grave di quanto io pensassi. C'è stato un intensamente sulla foglia del comune. Chi aiuta le persone che non possono uscire di casa? Non entriamo in contatto con altre persone e dobbiamo tutelarci al 100%. Volevo dirla che stanno arrivando due ragazzi vestiti da protezione civile per ritirare i soldi per fare la spesa. Fratelli, Italia, l'Italia c'è destra. Questo episodio di VD Vlog termina qua. Iscriviti al canale per nuovi video. Non dimenticare di lasciare un like e usa la funzione commenti per condividere un pensiero, la tua esperienza o il tuo punto di vista su questo epocale momento delle nostre vite. Adesso tocca a voi. Vi di voi.